Allora, Giuseppe De Filippo, Stato Quotidiano, intervista il nuovo sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, candidato, ricordiamo, per la coalizione di centro-sinistra. Allora, i dati ultimi, proprio mentre parliamo, parlano di un 72,5% a favore del sindaco Riccardi, ben 17.000 voti di differenza rispetto al candidato di centro-destra Pecorella. Allora, si aspettava questa affermazione così netta, di questi risultati, di queste amministrative? Obiettivamente così netta no, però insomma credo sono stato sempre molto sereno, tranquillo, ho condotto una campagna elettorale anche sui contenuti, consapevole di una base solida di consensi che man mano si sono rafforzati durante la campagna elettorale. Diciamo, quali possono essere stati i motivi alla base di questa affermazione così netta? Comunque una Manfredonia anche di base rimane una città radicata nel centro-sinistra, oppure il passato operato politico del candidato, oppure il sostegno di determinate liste, pensiamo all'UDC, pensiamo all'IdV, pensiamo alla Lega Sud. Quale idea si è fatta adesso che è terminata, diciamo, l'esito delle comunali di Manfredonia? Io credo che il risultato elettorale sia una serie di condizioni che si sono create. Il candidato, ma anche una piattaforma politica nuova, un nuovo centro-sinistra con l'Unione di Centro, ma un dato sorprendente che viene evidentemente ancora non assimilato per bene perché non emerge dall'insieme dei dati elettorali, che è l'affermazione clamorosa della mia lista Manfredonia Riccardi per Manfredonia, è una lista che diventa la seconda in termini di consenso della città e che ha ottenuto un risultato straordinario, quasi pari al 19%. Una maggiore responsabilità per me, però un significato anche di questo risultato che va ben oltre i soli, diciamo, le solite alchimie politiche. Evidentemente a Manfredonia hanno deciso di puntare decisamente anche su un cambio di rotta rispetto a una classe dirigente che ha fatto bene, ma ha fatto anche il suo tempo dal mio punto di vista. Dato che abbiamo aperto il fronte della passata amministrazione, credi in qualche modo di poter sentire nei prossimi 5 anni, si spera, l'ombra di campo, proprio perché ogni successore comunque avverte in qualche forma la passata amministrazione, quindi possiamo dire c'era questa ombra campo sull'amministrazione di Riccardi oppure. Io credo che ogni amministratore chiamato a svolgere un ruolo così delicato e importante deve agire sicuramente rispetto agli atti amministrativi che sono stati consumati in questi anni, ma io non devo vivere all'ombra di nessuno, devo vivere semmai con la mia stella polare, che è il programma elettorale che ho sottoposto alla città, quello è il mio punto di riferimento, a quello devo rispondere e farò esattamente quello che ho detto, le cose che ho detto nel programma. Risponderò alla città con la mia faccia, col mio cuore, come ho sempre fatto. Il consenso arriva a me, arriva così alto da non avere, diciamo, nessuna possibilità di trovare giustificazioni o scuse. Ho tutti i numeri e le possibilità per fare le riforme e i cambiamenti che ho annunciato alla città in questa lunga campagna elettorale. Vogliamo dire anche due parole sul nuovo Consiglio Comunale di Manfredonia. Crede che si riuscirà ad avere un equilibrio, una parificazione per far sì che le istanze dei cittadini siano rappresentate nei prossimi 5 anni? E mi sembra che sta emergendo un consiglio comunale anche molto rinnovato, con presenze femminili. Mi sembra, insomma, che sia cambiato e stia cambiando molto rispetto al recente passato. La mia lista, ad esempio, se saranno 6 consiglieri, si tratta di 6 nuovi ingressi, quindi parliamo di nuove persone, tra cui tra l'altro una donna. Da questo punto di vista, le distanze con i cittadini si devono accorciare con provvedimenti chiari di partecipazione, che io ho annunciato anche questi come elementi cardine del programma elettorale. Anche se sembra quasi un po' ironico dirlo, ma ci sono stati momenti durante questa campagna amministrativa, comunque lunga campagna elettorale, nei quali ha pensato di non farcela, anche se i risultati direbbero il contrario.
Comunque l'opposizione ha dimostrato il suo valore, qui a Manfredano c'è stato a presentare il candidato del centrodestra Tremonti, c'è stato anche Berlusconi via video che ha appoggiato il candidato Pecorella come l'uomo del fare. Secondo lei che cosa è mancato all'opposizione per vincere? Cosa avrebbe fatto lei per... Questa cosa dell'uomo del fare, io piuttosto insomma che dirlo, insomma, mi preoccuperei di dimostrarlo, perché evidentemente la città ha colto un altro messaggio, che il messaggio di chi ha voluto personalizzare lo scontro sul piano politico e chi invece ha risposto a questo scontro con un programma alla città e con le risposte ai bisogni dei cittadini. Poi sarà venuto Tremonti, sarà venuto, voglio dire, Mantovano, saranno venuti anche altri grossi esponenti di governo a sostenere Pecorella, ma nelle nuove, diciamo, campagne elettorali, quelle dove la città si affida a una persona, dove il candidato deve avere una storia, deve avere, diciamo, un vissuto anche rispetto alle cose che ha fatto, quello che la città abbia scelto è meglio. Il dato è assolutamente inconfutabile. Io davanti a, diciamo, un dato di questo tipo piego la testa sia da vincitore, lo deve fare anche chi è sconfitto, da vincitore perché la città mi affida un grave compito di responsabilità, e da sconfitto perché l'elettore decide su tutto e su tutti e bisogna accettare le responsabilità delle urne. Due solo fra le accuse principali che soprattutto negli ultimi giorni hanno mosso la campagna elettorale del centrodestra. Questo contratto d'area che nel corso di tutta la campagna continua a risuonare come un fallimento per la giunta del centro-sinistra, quindi per la passata giunta, anche se lei con campo ha difeso i 1.328 occupati, 1.300, negli ultimi giorni si è comunque parlato di fughe dal territorio da parte di imprenditori, si è parlato di sequestri preventivi di capannoni. Però mettiamoci d'accordo. È possibile ancora parlare di una scommessa vinta o possiamo parlare di un'occasione persa? Questo è il contratto d'area. Secondo me è una scommessa vinta, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, i dati sono quelli che conosciamo, non credo che dobbiamo ritornare sull'argomento. Poi in contraddizione per la verità va il candidato del centrodestra, perché l'iniziativa ultima della Guardia di Finanza è un'iniziativa che è stata sollecitata dal responsabile unico del contratto d'area, che ha denunciato evidentemente cose che non andavano. Ok, con uno sguardo invece sulla regionale, abbiamo un 7-6 come vittoria del centrodestra, Manfredonia a presentare il consiglio a Viera Pucci, ci saranno adesso ogni santo il PD e dato il PDL, secondo lei, dato che lascia proprio il consiglio regionale come uscente, si riusciranno a rappresentare le stanze dei cittadini foggiani con questi rappresentanti? I cittadini foggiani sono ampiamente rappresentati, sia all'opposizione che al governo, e hanno tutta la possibilità di dimostrare il loro valore. Credo che la provincia di Foggia ne sia uscita bene. Il Partito Democratico tra l'altro ha 4 esponenti di 4 aree geografiche diverse, San Severo, Cerignola, Manfredonia e Foggia, meglio di così non poteva andare. Ho capito. L'ultima domanda, le prime mosse del nuovo sindaco quando riguarda invece il lavoro giovanile e in totale l'occupazione? L'occupazione, ho detto, sarà una mia ossessione quotidiana, però non è un tema che posso risolvere il primo giorno, se no starei da un'altra parte invece fare il sindaco di Manfredonia. In concreto? In concreto le cose che ho detto ho ripetuto per tutta la campagna elettorale. Voi mi avete seguito, siete stati attenti, basta riprenderle un attimo. D'accordo, gli auguri a parte della relazione di Stato, sindaco Angelo Riccardi. Grazie.